Eccoci sempre qui da Dallas in Texas per uno dei match più attesi, almeno personalmente parlando, Sì, mamma mia. tra John Mamma mia. Pranzo e Stipendru. Eh sì, perché stasera uno dei due fratelli pranzo ha fatto una figuraccia. Eh sì, beh, Parliamoci figuraccia, chiaro. oh Beh, figuraccia figuraccia, no, però, perché ha dai. perso, ok, ma non per il resto, dai. Eh sì. È un Christopher Franz comunque che arriva, oh, a WrestleMania 40 con le pive nel sacco, a differenza di un John che, oh, più o Oh, meno, beh, dai, arriva a WrestleMania, dai, bisogna vedere, intendo che perché se vinca, perde, insomma. si spera che arrivi a WrestleMania, si spera, almeno quello, dai, Fisicamente, dici. almeno la presenza, Dai, lasciamo di cartone di John Pranzo, diciamo la dai, verità, per WrestleMania 40 John Pranzo contro Christopher Pranzo mi sembra ideale, dai, a questo punto della loro carriera. però, dopo la sconfitta con Mr. P, io non lo so, Il Però match ormai c'è. onestamente, però potrebbe essere messo in discussione. Ma no, Sappiamo come è fatta la dirigenza, la fine, non è che. ma il match stava segnato, quindi penso, forse anche pubblicizzato un po', quindi penso che alla fine. Boh, vedremo, dai, oh, alla fine dei conti, anche perché a WrestleMania non manca moltissimo, a dire la verità, No, quasi 18 due marzo, mesi. ragazzi, un Oh. mese e 20, e 2 settimane, 3 settimane, quindi Sì, dai. Facciamo 2 mesi, dai, per essere larghi. per essere larghi, ecco, sì, che oggi è il 4 febbraio, ragazzi, quindi vabbè, Perché sì, oh, più o meno, dai, siamo lì, alla fine dei conti. siamo lì, Ma dai, siamo lì, siamo siamo lì. lì, e John Pranzo vuole essere lì, vuole essere lì a WrestleMania, perché? Vabbè. Perché, dai, non Sì. WrestleMania senza Allora. John Pranzo, dai, non è È come un cielo senza stelle, no? Oh, vabbè, volevo Stavo fare un'altra pensando di battuta, però fare. ok. Cioè. No, Dai, non si vado. può dire in televisione. Però vabbè, ragazzi. Siamo In WWF sono siamo uscito di fuori dalla fascia. Shenzhen. Siamo fuori dalla fascia protetta, dai. Siamo Non si fuori. protegge. Siamo fuori dalla fascia Vabbè, stiamo protetta. fuori con un balcone tutti e due e basta, dai. Parliamo di cose serie. Stefan Drew 2 mesi fa ha lanciato dal semirimorchio il corpo di John Sì, Pranzo come fosse un manco sacco della questo, se proprio spazzatura. dobbiamo essere sinceri, sta molto bene in testa, Sì, ma perché? Ma chi c'è dietro però? Dai, chi c'è? C'è Christopher. Il buon C'ha Cristoforo sempre lui. Pranzo. Sì. Cioè, Ma che sono? Sì. invece di fare Ma il general io non vorrei. manager, boh, che fa questo? Sì, ma io non vorrei che anche la sconfitta di stasera sia. Boh. Sia un po', come posso dirti, programmata. Oh, e se Mr. P invece di Christopher a pressione ci va Mr. P contro John Pranzo? Christopher dice a me che me ne frega. Cioè, sinceramente non devo dimostrare niente, John, non so perché tu vuoi dimostrare. Quello che ti stavo dicendo io alla fine, chi te lo dice che ci vada? È vero che è stato Allora, pubblicizzato quello il match, ma. sì. Allora, le risposte sono due del perché Christopher contro John Pranzo si farà. Una è per questo che ha detto questo motivo, cioè della pubblicità, e due perché battere personalmente il fratello a WrestleMania 40 sarebbe una cosa Definitivamente. pazzesca, dai, eh Con la fine di tutto e tutti, direi, perché comunque la rivalità è da un anno che va avanti, onestamente. sì. Non voglio dire, con tutto il rispetto, anche un po' rotto le balle. Sì, diciamo un anno, però vabbè, non è stata così pesante, dai, come No, la sta. vabbè, ma per modo di dire, no, nel senso, è durata un po' troppo, onestamente, cioè, però vedremo alla fine dei conti chi la spunterà finalmente a WrestleMania, grazie a Dio. Mamma mia. Eh sì, Cioè, ragazzi, io penso non un che a WrestleMania avremo. palcoscenico. Sì. Cioè, un palcoscenico qualunque, No, no, penso. no? Posso dire, forse uno dei più grandi di sempre, perché comunque ogni decina, no? Sempre un match, Sì, è sempre una WrestleMania incredibile. di solito sì. Anche perché si propende ad avere una edizione abbastanza bella, cazzuta, di Sì. WrestleMania quest'anno. Eh sì. Tanto andiamo al Tanto. match Mamma perché mia, Drew. e Stefano proprio con delicatezza cerca di cavare un occhio praticamente da John Pranzo. Ma John Pranzo Mamma mia, non. Oh. ecco Ricordiamo che una questo è un no schiacciata di capoccia. disqualification. Sì. È più o meno come il match iniziale, anche se questo è più sanzionato dalla dirigenza. Sì, Solo questo è perché c'è sanzionato. Stefano. Sì. Sì, solo perché c'è Stefano, perché sennò frega il cane, onestamente, secondo Se no, infatti, me. capito. Dove stavate parlando, però. Ma Stefendro che poi Dettagli, ha ottenuto quello che voleva, il match contro Cougar, però gli è andata male, dai. sì, però sì. Sì, diciamo che gli è andata male, però
per colpa sua, eh. Sì, sì, assolutamente. Perché è stato lui il minchione a farsi stinare così. Alla fine, vediamo cosa fa questo Fendro. Oh, gabbasso! E poi attenzione. Basta, incredibile. Basta, poi kick. Sì. Quasi in versione basement drop. Sì, molto molto bello. Se Fendro lotta sempre bene, però poi tante volte si lascia sfuggire il match. Di mano, Frog Splash! Frog Splash, ma... Sì, mi ha detto che è in golazione per la fine dei conti, ragazzi. Cioè, mica cavoli, No, se Fendro non è Andrew... che... No, non è forte, è forte. Sì, abbastanza direi, mamma mia, tanto qua Russian Electric. Main event era il suo atteggiamento di... non sia... Sì, vabbè. Sì, nonostante il suo atteggiamento non sia proprio di migliori, eh. Comunque... Beh, uno che butta giù un altro collega dal semirimorchio, mi sembra. Ma non è vero! È quando stava cadendo, stava lui ha cercato di aiutarlo, ma purtroppo non c'è riuscito. Diciamo la verità, forse John Pranz avrebbe fatto lo stesso, eh. Ora non so, sì, però non è... Oh, DTF! Mamma mia, l'ha stampato a stile Chiodo proprio. Mamma mia, ragazzi. Anche l'arbitro stasera è un po'... Sembra non pervenuto l'arbitro. Ma guarda, si muove di qua e di là, non sa... Veramente è confuso, boh. Guarda, guarda. È veramente confuso da colpirsi da solo, praticamente. Mamma mia, ragazzi. Se vedi un solo Garriga... No, niente, inverte DDT. Mamma mia. Però vuole provare il pedigree con la Spine Buster. No, ma c'è pedigree, no, colpo quasi basso. No, non pedigree, è vero. No. Vabbè, oh, colpo quasi basso. È già finito. È già finito, Sì. Uno. Due. No. No. Due ragazzi. Beh. E comunque, ragazzi, Stefan, ribadiamolo, non è che sta combattendo contro il bulletto dell'oratorio John Pranzo, no ci può anche stare, mamma mia, bene, voleva un altro John Pranzo, bello frizzantino, comunque si sì, sa che non può durare tanto, John, quindi vuole subito eseguire le mosse migliori, ma perché poi? Perché la sua tenuta fisica non è più quella di un tempo, è normale. Attenzione. Alla fine no, vediamo Stefano, prende la sedia che vola via, pugnazzo, vola via, sei mamma mia, botta di John Pranzo. Mamma mia. Attenzione! No! Backdrop lì! Voglio spaccare la schiena! Mamma mia. Accidenti, ragazzi. Se John Pranzo era guarito da dei problemi di schiena, ora no, di nuovo. Ma che do stick, no! No, no, meno male John Pranzo era evitato tutto. Mamma, no! Che hai detto? Non ha evitato proprio. Che hai detto? Stava evitando il tutto, poi che... Stava. Buon vecchio Stefendro. Side effect... No, niente. Già lo va a prendere! Spy Buster! Aia! Che male, ragazzi! E questo fa male. È vero che magari uno dice la Kendo Stick, magari non si fa. Beh, sulla schiena, però così colpo diretto così. Fa abbastanza male? Sì, abbastanza. Ragazzi. Mamma mia. Andiamo qua, Stefendo, cosa vuole fare? No, niente, è riuscito a precar. Stefendo sta facendo lo stesso errore che ha fatto contro Kuga. Steph. Oh. Pensa al match, te esulti dopo. No, ma anche perché se lo perdi Christopher non sarà affatto soddisfatto, No. Mamma mia. Mamma mia, bello il calcione qui. Side kick da parte di Stefano che però forse sembra quasi. Sì, ma c'è la sedia lì. Non l'ho vista forse. Quella è la mazza, più bella la mazza. Vieni più facile, qua, vieni qua, so. John Pranzo. Che ti mazzulo con la mazza. Mamma mia, ancora via, ragazzi. Match tosto, lo sapevamo. Steph, non esulta, non perdere tempo a esultare. Si sta gasando come non mai. Ma John Pranzo no, non riesce. Però viene parato. Testata di John Pranzo quasi. Sì, credo sia condizione. Più fortuita che altro. No! Chissà se c'era la sedia lì sotto. Che brutto spettacciamento. O se c'era la mazza pure. Mamma mia, spalla. Stefendro si sta mangiando il match. Si sta mangiando ancora una volta il match. Sta facendo la stessa cosa che ha fatto con Kuga. Sta lì a esultare coi fans. Che ovviamente lo schifano a prescindere per quello che ha fatto. E non si concentra sul match. Sì, ma io ti faccio una domanda adesso, ma non era meglio con l'altro Stefendro più. Cioè, magari meno al centro d'attenzione, ma un po' più. Vabbè, se in questo riguardo sì, comunque, cioè. Alla fine dei conti, che dai, non puoi buttare via un match così. Ok, bello neck breaker. Oh. Ok, vediamo. Vuole essere effect? No, forse American Disaster.
Oh sì, ho preso, mamma mia. Penso se c'era la sedia lì sotto era finito il match. Era finito veramente. Qui forse John si libera però. Uno, due. No. Non ha subito molta al collo, è più alla schiena John Franco, quindi. Sì, perché comunque la maggior parte dei colpi Stefano li ha rifilati dritti per dritti proprio lì. Vediamo la cimenta qui. Mamma mia. Spara il corso più sec e cattivo. Sì. Mamma mia, questo fa veramente male. Vediamo. Una ginocchiata quasi in spaccata volante. Sì, veramente, però fa malissimo. Poi ho lasciato andare il ginocchio qua. Vabbè, vorrei ben vedere. John Pranzo. John Pranzo è più classica, una ginocchiata normale. Dritto sul pozzone, semplice. Sì, infatti. Vediamo. E attenzione, perché ora vuole Master o Pedigree? Vediamo, ragazzi, qua Stevendro è stato a cazzeggiare. No, teso. Qui Stefano secondo me lo stava aspettando al barco. Dici? America Bastard! Mamma mia. American con che angolazione? Non ci credo, sì, c'è lo schieramento. Uno, due. No. John Pranzo si è salvato qui per il rotto della cuffia. Veramente. Sì, ma non per... Stefano, perché? Si sente vincitore, però devi vincere effettivamente il match. Ecco, appunto. Chi sbaglia, sbaglia. E tutti i negati di tutto. Sì. Voglio dire. Il Best King vuole chiudere il match, Andiamo a Pugnazzus. È riuscito a correre. No, niente. Aia! Sulla mazza! Oh, Stefani non ha colpito tanto sul collo, ma mi sa che sta ammazzata, vale più di 1000 parole sicuramente. Sì. Detto onestamente, Sì, ma ha perso tempo qui. Entra fuori. Andiamo qui. Gianfranco ha subito una bella botta al collo, qua. Andiamo, sai del Nope. Gianfranco si libera. Pugno chiuso. Dai, è uno di custo. Non c'è squalifica, sti cavoli c'è gioco. Sì, colpo agli addominali. Colpo agli addominali, ragazzi. Anche il nostro linguaggio scurrile, no? Ed ora andiamo a casa, dice John. Stevendro, I'm sorry, ma devo vincere il match io. Eccolo lì, il buon vecchio Pedigree. Andiamo a vincere il match, dai. John Pranzo batte Stevendro. Perché? Per quale motivo? Perché John non è riuscito a schienare al conto di tre? Eppure mi sembrava bello cotto Stefendro. Ma Stefendro, mamma mia, Stefendro veramente anche lui. Stefendro è un cyborg. Dove è Stefendro? No, mamma mia. Matto qua Stefendro, pure. Lui ha rischiato di lasciarci il collo, spalla, addome, cassa toracica. Mamma mia, guarda lì. Mamma, messi malissimo entrambi. Si può dire che quello che ha subito meno relativamente è John Brandt. Sì. Che comunque Stefendro ti ha rischiato anche la carriera. Secondo me qui Stefendro è caduto male, infatti guarda John Pranzo che l'ha riportato sul ring, infatti John ne va non a approfittare. Bene la nera, ghigliottina così all'angolo in questa snake eyes. C'è lo schieramento, uno, due, tre. No. Però Stefendro ha fatto una boiata a buttarsi fuori così. Ha fatto un'altra cavolata ha fatto. Io però avrei guardato anche dall'altra parte, perché non vorrei che John Pranzo avesse avuto la mano attaccata alla corda, ma non c'è questo. Non c'è la squalifica, è vero anche quello. Quindi non c'è la squalifica, John Pranzo che fa più cross arm neck breaker, ragazzi, proprio abbraccio incrociato. Second cattivo. No, mi aspettavo il Pedigree invece. Ma forse Pedigree arriva adesso, Prima una bella dirittura. E poi Spinebuster, no. Però ci becca un colpo dritto per dritto lì. La mazza ancora. No! Lo devi! Evitato da John Pranzo. John Pranzo prende la mazza. Usa la John! Lento John, purtroppo. Non è più nel fiore degli anni. Un tappiro. Ma sbaglia anche Stefendro. No! Stefendro è bravo! Colpito! Alla gola! Stefendro! Ha messo cappello! Uno! Due! Ora però Stefendro è ridotto male.
Serve il pedigree. È abbastanza. Serve abbastanza. Il pedigree. Giralo. Giralo. No! Ma Steph... no, ragazzi, ma Steph Curry è un cyborg. America Destroyer! America Destroyer! No! Durata, diritti! Mamma mia, John Pranzo! Che match, ragazzi, aiuto. Tra sti due. Aiuto! No! Oh! Evitato forse il tentativo di pedigree. Oh, Jesus. Mamma mia! Mamma mia, che calcione gli ha rifilato al cervelletto qui. Mamma mia, oh. Ragazzi, aiuto. Qualcuno diceva che questi due erano finiti, eh. Chi è? I fan, no. Chi sono quei coglioni che lo hanno fan, detto? I fan di Sherross, i fan di Bernie, i fan di... I fan di Bernie... Non posso parlare. I fan di Bernie... Vabbè, dai, ve lo posso concedere, ma gli altri fanno più. Vabbè. Aia, qui però per John penso sia la fine. Steph Andrew ha tutto il match in pugno. Defender, perché vuole provare a rubare Steph Andrew? Uno, due. Ha sprecato delle energie inutili, secondo me, qui. Sì, cioè, diciamo che non sa tanto gestirle queste energie. Sì, ma con questo nuovo atteggiamento proprio non sa, cioè, non sa gestire veramente le energie. Scusa, però qua se lo prende finita. No. Super back drop suplex. No. Mamma mia. È finita, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia, Steph Andrew ha anche problemi alla schiena, mi pare, anche al braccio destro. Ma è finito. Sarebbe l'ha preso! Mamma mia, l'ha preso. John Pranzo è finito. Ma non risultare! Ma sa che ormai John Pranzo non si rialza. Guarda. Sì, ho capito che John Pranzo non si rialza, però mai dire mai, no? Questo ha fatto! Non ci credo. No, non ci credo. È finita, ragazzi. Vuoi l'American Destroyer? American Disaster, se preferite. American Destroyer! Ce l'ho! Ce l'ho! John Pranzo! E si è anche tagliato. Ma lo schieramento! Uno! Due! Non ci credo! Io vado via! Ho visto l'impossibile! Non mi abbandoni! No, ok, sono rimasto, dai. Attenzione, ragazzi. Cioè, ma che match è questo? Cioè, questo è il match della serata, secondo me. Forse il match meno indiziato per essere quello più bello, ma potrebbe essere il più bello. Cicatame! Di Steph Andrew. Ma già pronto! Un calcione devastante! Pedigree! Spybuster! Io avrei provato il pedigree, ma va bene. Forse adesso il pedigree. Tempo. Forse John Pranzo va a nervo troppo. Dai! John Pranzo come un coso. Lo prende a calci sulla schiena. Dai! Pedigree! Vediamo se la porta segue. Dai, schierami. Spiattellato al suolo. Dove va anche lei? Uno, due e tre. Mamma mia. Che match. Sì, ho visto un po' John Pranzo che secondo me non sapeva manco lui dove. Vabbè, ragazzi, a 50 anni lottare questi match di più di 15 minuti. Sanguinosi. Con le serie. Dove c'ho? Aiuto. Cioè. Mamma mia, ragazzi, match tostissimo questo tra questi due. Che forse ci fa ben vedere che non sempre le armi favoriscono un match violento. No. Ma poi, vabbè, a parte sono state usate un po', quindi. Però. Ma anche relativamente non tantissimo. No, usate bene a volte, dai. Tipo la mazzata lì sotto la gola, bella, dai. Sì, quella sì. Quella è vero, mamma mia. Ragazzi, aperta la fronte, John Pranzo. Che bello, eh. Mamma mia. Oddio. Qui intanto Tommaso Cappelli ci aspetta. Perché tra poco avrà il suo rematch. È direttamente contro chi? Se non lui, il nuovo campione hardcore, il buon vecchio Jack Adams. Che sì, Jack Adams, diciamo, che ha vinto un po' per fortuna poi, eh? Sì, però dai, diciamo che è tornato un pochettino alla gloria. Sì, sì, quello sì. Vabbè, vedremo stasera se riuscirà a mantenere il titolo, perché qua è qua che si decide il match veramente. Però anche questo è un Extreme Rules, quindi magari con l'oggetti ti puoi prendere vantaggio. Però in confronto il table. Però ci può stare, first Davide. Blood match. Sì. Perché è un hardcore title. L'hardcore title poi. Giustamente. Un match con poche squalifiche. Cioè con quelle regole estreme più che altro. Perché poi alla fine siamo lì, Sì, alla fine. Dai. Guardiamo il pelo nell'uovo, dai, su. Queste l'uovo nel pelo.
Bravo, vabbè. Però Tommaso Cappelli, se dovesse perdere, ecco, Tommaso ha preso in mano una, cioè, a meno che non vada nel Money in the Bank, dove potrebbe benissimo andare, visto che comunque ha lottato un, secondo me ha lottato bene ultimamente, sì. Quindi secondo me alla fine sì, secondo me sì. Oh. Poi bisogna vedere, perché comunque la dirigenza è lei che comunque fa in me, cioè alla fine dei conti non è che noi possiamo dire sì, ha lottato bene, poi se la dirigenza non convince, la dirigenza dice no, sì, in effetti. Conti. Però rivincere il titolo stasera non sarebbe male per Tommaso, assolutamente, anche perché lo, diciamo, lo rieleverebbe più o meno. Sì, però voglio capire se Jack Adams, beh, Jack Adams anche comunque sia è uno che no, vabbè, si ha bisogno di, comunque, di titoli, sì. Perché? Sì, quello è vero. Perché era da un anno, quasi che era fuori, diciamo, dai titoli. Sì, da Payback, se non sbaglio, quando ha perso il tiro contro Roxton. Quindi... sì, sì, infatti. Quindi da un paio di mesi ormai che non bazzica più per un titolo, comunque. Adesso non dico importantissimo, però comunque abbastanza degno, Vabbè, meglio averlo con un titolo. Secondo me è sempre meglio averlo, infatti. Cioè, uno non può pretendere, secondo me, tutto, dai. Vabbè, il campione al core, buttalo lì. Sì. Ecco, invece Tommaso sì. Mi aspetto che dopo WrestleMania, comunque questa sera, faccia vedere veramente qualcosa in più, ecco. Sì, anche perché Tommaso ne ha necessariamente bisogno, secondo me. Forse addirittura più di Jack Adams alla fine. Sì, ma quello sì, comunque, assolutamente. Perché comunque dice, vabbè, Jack Adams è stato il primo campione All-Star più o meno. Sì. Vabbè, qualcosina l'ha già fatto, quindi non è che... Invece Tommaso non è mai stato comunque nel giro dei grandi che contano davvero, quindi... si deve impegnare, ragazzo. Sì. Impegnare tanto. È il momento di Jack, eccolo qui. Dov'è l'inglese scorbuto? Eccolo lì, mamma. Mamma mia, guarda. Jack lì, mamma mia. Adams, il pericoloso di Jack Adams. Vabbè, Dangerous col titolo hardcore, cioè, ci sta tutto proprio. Oh, certo. Ma lui secondo me è sempre stato, dai, un fan di quel titolo, poi, dai. Più che del titolo massimo, sono molto più del titolo hardcore, dai. Lo so, però vabbè, butta via il titolo massimo. No! No! Cioè, ti fa guadagnare triplo. No, non per quello, però ti fa anche cioè magari devi sempre stare lì a rappresentare lo show. Vabbè, cioè no, come si dice, vuoi la bicicletta e mo pedala. No, quello sì, conti. Quello sì, sono ecco. Comunque sia, Extreme Rules Match, ragazzi, vorrei quel sangue, cola via, cola lungo lo schermo. Lì c'è sangue di Van, Edward, Paul Jason e altra gente molto brutta. Il sangue di Edward mi piace, non so perché. E beh, il sangue del Pechino. Ma perché questo? Sarebbe bello rivederlo, Edward. Lo sai che a te manca, dai. Super, lo dico. La mancanza che guardi. No, dai, perché con chi te la prendi? Non c'hai più. Solo con chi? Che mo te la puoi prendere una volta con Mr. Gufo, poi con Paul Jason. Però sono tutti andati via, scappati. Meno male, ogni tanto la dirigenza. Guarda, vuoi questo? Io la prendo, sì, però Jack, stai calmo. Questa violenza. Con calma e coraggio. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, comunque c'è sempre con chi prendersela, stia tranquillo. Sì, ha voglia. C'è Tommaso. Trovare l'obiettivo. Vabbè, perché è Tommaso, dai, poveraccio. È nemico, come a Nemesis, non so se hai visto il film. C'aveva l'obiettivo, no? Nemico. Sì. Nemico Stars. Vabbè. Obiettivo da colpire. Ma subito Jack Adams con una serie di pugnati chiusissimi. Lo ha messo nell'obiettivo, eppure Jack Adams lo andava a massacrare. Che fa Adams? Mamma mia. Corre. Forse voleva provare una close line, ma visto che Tommaso non si è alzato in tempo. Andiamo qui! No. Niente, ginocchiata devastante peraltro. Però Tommaso c'è una capoccia tosta, eh. Lo so, mamma mia. Sono in zaina, bello, aspetta schiena. Sì. Dai Tommy, che questo è un match che tu puoi vincere. Assolutamente. Ma di ginocchietto volante probabilmente. Vediamo, sì. Body. Al volo, no. Niente. Sembra che niente si conoscano i due, quindi. Diciamo che comunque già combattere
conto in un match già più o meno ti aiuta, eh. Tanto sì, neanche conteggio di uno. Almeno a conoscerti. Sì, come sì, avversario. Vediamo qua Tommaso cosa vuole fare. Suplex. Oh, oh, bello. Mamma mia. Mamma mia. Sì, molto plastico. Un po' fatica, però questo suplex. Vabbè, ecco, così con cattiveria. Mi ha cappato dritto nel collo e un lancio via. Con serietà e cattiveria. Eh sì. Tommaso forse sta facendo qualcosa di più, ma secondo me sta sbagliando, perché deve colpirlo forte, non questi suplex. Sì, specialmente, sì, in effetti. Andiamo qui, bella cosa. Vedi Adams? Sì, guarda ancora qua sulla testa, una serie di pugni, forse anche addirittura chiusi. Comunque, essendo un Extreme Rules, è più o meno come un nuovo disqualification match alla fine. Cioè, sì, vale più o meno tutto. Anche qua va con i suplex, poi perde tempo Tommaso, non deve farlo, perché lui secondo me Tommaso si sente così superiore. È vero che ha perso contro Adams, eh sì, però si sente così superiore, ma chi c'ha la superiore? È vero, però lui sa che se non match 1-1 vince lui, anche se qua sì, insomma, ho capito, però tu non puoi fare il ganassa contro uno che comunque è andato al main event di WrestleMania e ha vinto, eh. Sì sì, cioè, questo sono d'accordo. Intanto qua Gut Friends suplex di Jack Adams, prova un calcione, bene, tu belli. Qui Adams un po' troppo Anderson, pretenzioso. Oh, non ci credo, Tommaso vuole già. Sì, ha voluto rischiare un po' troppo. Vediamo, Magic Abyss. No, l'ha preso la diga del Castorum. C'è lo schieramento. Vediamo, ragazzi, uno due. Niente da fare. Beh, però dai, Tommaso ci sta provando almeno quello. Tommaso, anche se, sì, però sta facendo un po'. Posso dirti la verità, Magic Blow è una mossa ormai che non mi dà quella sicurezza da dirti la esegui e finisci. No, quello no, assolutamente. Oh, è vero che ti colpisce alle balle, per anche carità, se però lo fa alle spalle, quindi se no non lo prende neanche tanto bene alle balle. Sì, infatti, cioè, è una mossa anche comunque rischiosa, perché comunque abbiamo visto anche prima che forse aveva provato Jack Adams, ha ribaltato il tutto, grande Cleansing con la clothesline di prima. Quindi è anche rischiosa alla fine, come sì, mossa. Tommaso, a scaletta prende. Aia. Gli ha fatto mangiare un po' di scala, un po' di acciaio inox dritto nelle gengive. Mamma mia, ancora. Vabbè, però dai. No, è un bello. Questo non si fa. Sì, mi aspettavo invece che fosse Adams. Grande scambio. Mi aspettavo invece un Adams più hardcore, invece un Adams che vuole concludere sul ring subito il match. Sbaglia qui però. Jack Adams, bello guerriero, eh. Magic Clone, niente a fare. Te l'ho detto, vedi? È una mossa che sì, va a segno, ma magari una volta. Non hai detto. Bella, ostia. Magari non hai detto che la seconda volta vada a segno. Sì, poi devi avere tutto il movimento. Cioè, insomma, non è una mossa. È macchinosa. Sì, macchinosa. Tanto qua Jack Adams è fuori dal ring. Andiamo Tommy. Tommy, spettascialo contro qualcosa. Oh, fa qui. Un letto slam. Un cobra clutch. Quasi sì, cobra clutch. Mamma mia, sì, l'aveva già eseguita questa mossa. Molto molto bella. Sì. Però centro del ring meglio. Una variante della cobra clutch slam, diciamo. Forse al centro del ring è un pochetto meglio. Mi piace come termine. Vabbè dai, Tommy Slam deve ci può stare a schiacciare di Tommy, dai. Però Jack Adams prende fratello martello. Dove va Jack Adams? Dove va? Oh, Jack! Si è ringoglionito pure Jack Adams. Vabbè, non che fosse mai stato. Oh no! Forse colpo basso! No, ma giù! Stavolta è finita! Colpo basso! Forse Adams ha peccato troppo, dai! Uno! Due! E tre! Mamma mia! Diciamo che Tommy qui l'ha colpito due volte, secondo me, alle parti basse. Prima col manico del martello e poi col Magic Blow. Sì, il problema di Tommy. Problema di Tommy, lo sai qual è? Che non esegue altre mosse, però. Cioè, esegue veramente solo quel Full Nelson, dai. Qua, Redney, Direct in arrivo, olè! Olè! È arrivato pure il primo di consegna. Uno, due, niente. Forse neanche conto di due. Sì, forse ha avuto un attimo un colpo di reni così, ma sì, però Tommy è conciato veramente male, con lo slam finita. Mamma mia mamma mia, va lo schienamento Jack Adams, difende il titolo. Uno, due, e no. Dai,
Tommy, non potevi cedere adesso dopo aver, dopo che hai eseguito due mosse come Magic Blue Dragon. Oddio. Gut French Suplex. Ole, mamma mia. Tommaso si sta piano piano spegnendo, Se non tira fuori un po' la testa dalla sabbia, vediamo qui. Ma il problema è che non puoi, vedi, vuole chiudere subito. Uno. Cioè, Tommaso, allora, il match deve essere tosto, deve essere, cioè non puoi avere tutto così facilmente. Sì, infatti. L'hai vista anche contro Venna, no? Cioè, metti giù a pizza e fichi, Sì, brutto, capito. Cioè, non sei tosto, mamma mia, ha fatto pugno chiuso sulla mascella, ginocchiata e l'addome. Mamma mia. Mi ha fatto perdere quasi un chilo qua. Si mette male. Uno. Magari qualche battito cardiaco anche. Sì, pure quella colpita. Probabilmente con qualche battito cardiaco. Oh, attenzione, Fidi. Probabilmente di spezzacollo. Bravo Tommy, con questa clothesline incredibile. Sì, però non perdere tempo a esultare. Bravo Tommy, così. Con cattive. Subito. Bravo. Più continuo, bravo, continuo. Così. Strozza, bravo. Se vuoi diventare campione, ancora sbiciato, non è che ti picchia con le rote, voglio dire. A fine dei conti. Però. Oh, bravo! Bravo Tommy. Mamma mia. Sì, però a fatica. Fa mo a fatica. Vabbè, vediamo. Che fare, ma... Oh, finalmente! Slam! La Sleeper Slam, una sorta. No, Sleeper Slam, una sorta di. Sleeper Suplex. Una mossa. Sì, beh, comunque diciamo, sì, una variante. Una variante di quella mossa, comunque. Cade male, attenzione, problemi al petto per Tommaso. Sul ginocchio. E anche direi sul ginocchio, perché gli è arrivata una martellata brutta sulla rotina. Fa male cane là. Vediamo. Guarda qui. No! Oh, colpo basso, fish knock. Dopo la suplex. Mamma mia. Brutta caduta per Jack Adams. Mamma mia. Caduto veramente male, specialmente ho visto la gamba torcersi. No, che blow! Tommaso Cappelli, torna campionato. Va lo schieramento 1. 1, 2, 3, no. Non ci credo, io sono 3 match blow. Pensavo che Jack Adams si fosse rotto una gamba dalla caduta. Mamma mia. Ho visto la gamba veramente messa male di Jack. Sì, io dico, cioè, Jack Adams che ciao, al posto delle... Uno. Cioè, che ciao. L'hanno tirata via probabilmente. È la nascita. Non è possibile. No, beh, magari sai forza dei colpi. Oddio! Cos'era questa? Una sorta di power slam? Sì, no, una squadra suplex praticamente. Mamma mia. Sì, una un'unione quasi delle due mosse più o meno. Andiamo qui. Colpo alla gola di Tommaso che va a segna. Qui Tommaso sbaglia, secondo me. Comunque anche questo match non è che scherza, infatti, di durezza. No, vediamo, assolutamente German suplex. Wow. Mosse molto cattive. Sì, comunque. Lo schieramento. Uno, due. No. Vedi, Jack Adams comunque fa più male. C'è poco da fare, Sì. Ma il suo stile, sappiamo che il suo stile è comunque è quello lì, Cioè, molto ammazzate alcune. C'è poco wrestling, alcune mosse di wrestling bello, ma molto poco, onestamente. Più mazzate e sei che cattivo. Qui Tommaso. E infatti, qua la giocata è sbagliata. Cade male. C'era il first blood match, era già finito. Casualmente vince Jack Adams. Nel peggio. Ancora DDT. Ma guarda, adesso Adams... Tommaso con il face paint. Sì. E il sangue è ancora peggio. Sì, è vero, vero. Eccolo, penso sia finita. Infatti anche qui Jack Adams dice adesso basta, quello slam, tutto vado a schienare, vado a casa. Lo slam, andiamo a casa ragazzi. Uno, due, e tre, no! Incredibile Tommaso. Tommy c'è. Mamma mia. Però, vediamo. Tommy, lo blu! Cioè, ho capito, però ora Adams l'ha visto, ha intercettato, niente a fare. Inverti DDT, Tommaso malissimo, stavo quasi frantumando anche lui un po'. Uno, due. No. Sì, Tommaso passa anche problemi a quel ginocchio, Quindi. In effetti, non è comoda come cosa, è comunque combattere con vari problemi fisici, è massimissimo. Andiamo, prova una chop incredibile. Ancora! La combinazione. Corre! Mamma mia! Anzi, più che pugnazzo, un tomahawk. Sì. E poi la Tommy Slam! Tommy Slam! Andiamo a casa! Sì, perché non va a chiudere! Però. No, non lo so, troppo! Bene! Magic Blue.
perché forse sapeva che Adams l'ha intercettato. Adesso invece grande Tommy ha vinto lo scambio, tu vince lo scambio e vince anche il titolo, se lo prende. Dai, dai, Magic. Detto, l'ha già fatta troppe volte, tre volte, quindi sì, insomma, troppo prevedibile come mossa. Adams non è stupido, dai. Cioè, è difficile. Oh, mamma mia, se vai contro uno più esperto ti purga. Inutile, non è contro il ballo. Fatti slam! Finito il match, ragazzi. Ci ha provato Tommaso, dai. Uno, due e tre. Jack Adams rimane campione, confermando la vittoria venuta su Evolution. Sì, stavolta però 1, 2, 3 è pesante per Tommaso. Volta più pesante, ecco. È Tommaso che secondo me dovrebbe rivedere un attimo il suo stile di mossa, secondo me. Sì, ma anche l'atteggiamento a volte, anche un po' l'atteggiamento a volte. Perché comunque il ragazzo è manovre forti, ce le ha. Sì, sì. E secondo me a volte si perde, anche questa Magic Blow, io ribadisco, troppo rischio, troppo macchinoso. Perché Adams la close slam l'ha eseguito meno volte, a differenza del match blu. Due o tre volte, se non erro, l'ha eseguito. Sì, massimo tre, proprio massimo. Capito? La differenza è quella. Vabbè ragazzi, noi torniamo tra pochissimo, restate con noi. Siamo giunti a uno dei match più curiosi della card di Great Balls of Fire, Davide, perché? Perché la partnership tra, non tra questi due, ma tra Sears e Lester Barkley è un po' scricchiola, diciamo. Acqua da tutte le parti. Sì, sì. Cioè, è come un peschereccio con un buco enorme in mezzo all'oceano. Sì, ma poi la dirigenza ha annunciato questo match, perché Sears ha aiutato Lester Barkley, però... Io non lo so qua, sì, non mi convince, no. Io probabilmente tu hai ragione, Davide, riguardo a CS, perché stranamente la dirigenza subito annunciò il match. Stranamente. No. Strano. Cioè CS ha perso contro Ross, l'abbiamo visto come ha perso. Sì. Però poi invece di starsi sta sempre sotto le luci della ribalta, alla fine. Sì, è vero. E comunque è insieme a un Barkley, che è comunque un uomo di punta, e contro un Thompson, che anche lui comunque in quanto uomo di punta, non è che siamo molto lontani, Sì, e quindi sono comunque due persone importanti. Strano caso che c'è in mezzo quest'uomo qui. Sì, che strano. Che strano, sì, infatti il pubblico non è che l'accoglie benissimo, a parte alcuni, però generalmente non l'accoglie benissimo, perché forse... No, ha capito che probabilmente Andy Turner ha ragione. Sì, ma io l'ho sempre detto, lo dirò. Sears non ce la sta raccontando più. Questo magari alla fine dei conti ce lo mette nel deretano a tutti. Lo dico io. Vabbè, questo speriamo dice, di no. Dice, spero di no, dai. No, spero, poi può essere c'è ragione, Però dico spero di no. No, perché questo dice io sto dalla parte dei fan, dalla parte dei papà, e alla fine... è tutto un cavolo. Oh, io spero di no, però ma oddio. Infatti dovrei, quello che ci rimetta alla fine, se tu hai ragione, è quest'uomo che sta arrivando adesso, quindi cioè oltre dopo se Andy Turner, se rimettere, non credo che sia una persona molto simpatica. Sì, infatti. Almeno io non lo so, però dai, se uno più uno poi due, a parte che Lester Barkley vuole vincere, perché dopo la sconfitta a Roblox e soprattutto a settembre, ti ricordi, contro Berni, ha bisogno di vittorie Lester Barkley, e poi soprattutto a Survival Series, dove la Darkness Family ha distrutto Civilization, è Lester Barkley che deve andare alla ricerca di vittorie, anche perché è un Lester Barkley comunque che, a parte la probabile partecipazione al Money in the Bank, forse, se no sarebbe fuori dallo sterminio a 40, cioè se non si ristaglia almeno uno spazio almeno per lui. Io ho paura che però Lester per il sterminio a 40 un match, per esempio per il titolo massimo, non penso che lo abbia.
ha perso troppe volte. Forse titolo forse magari titolo europeo, forse. Sì, diciamo. Non lo so, Tanto però bisogna vedere se, se perdi questo match altro che titolo europeo. Te lo tiro capito? Cioè, te lo tirano in fronte. Mamma mia, subito qui Michael Thompson. Ecco qua, vedremo se vincerà la coppia, che però non è che ultimamente stia facendo grandi risultati, però la Irish Warriors, Oddio! Vabbè, Sì, è vero, però mi aspetta, sono stato un po' sfortunato, dai, sì. Oh, c'è il bombo! Comunque abbiamo visto che hanno battuto, aspetta, chi è che avevano battuto, che non ricordo di preciso, Super Saviors, prosciutto, sì, Super Saviors in un modo anche abbastanza facile, direi, solo due, troppo presto Michael, cioè, ultimamente Bro Kick e Dean, che se continuano ad andare bene così in coppia, non sarebbe male come coppia stabile. Sì, però secondo me Michael Thompson poi più singolo che ha, però ma è meglio di niente alla fine dei conti, cioè voglio dire, i fan volevano Michael Thompson e David Johnson come squadra. Sì, ma una volta attenzione con il senso di, diciamo, di servo della gleba, uno, due. No. niente ragazzi, però posso dire la verità, 0 Sears, 0 Barkley e 100% quelle altre due. Ma guarda che te la vedo, guarda che questi sono forti gli Irish Warriors, ecco, magari non dopo sta ammazzata, però dai, Dean è l'anello debole, è chiaro, cioè non è che ci nascondiamo, ma più che debole non deve stare nel ring quando c'è uno come Leto Barkley, ecco, troppo qua sicuro, magari con Sears più o meno riesce a, lo posso dire qui, a fare qualcosina, però con questo come se lo frantuma a pugni, se la frantuma dopo la bossa, il bel tag, fallo per te stesso, aia. Sì. Tipo Barkley lo sta martirizzando praticamente, sì. Addio Dean, è la combinazione peggiore, come prima Clarissa e Sally, sì, mentre con Sears Dean comunque può dire la sua, ecco. Barkley con Barkley, ragazzi, veramente non sta facendo nulla, onestamente, cioè, no. Ci prova, poi Dean, magari riesce a vincere gli scambi, però no, difficile, molto difficile, sì, ma è anche la cultura dura, dai, è normale, non è colpa di Dean, guarda Barkley è una porta aerei, mamma mia, no. Dean sembra ancora una porta aerei contro lo scooter, per farti un esempio, come fa? Cioè, il ghetto suplex Barkley con una facilità, cioè a Dean non gli ha permesso niente, neanche il tag, anche perché Barkley, uno come Dean Thompson lo tira su come uno schiocco di vita, assolutamente, lo stiamo vedendo anche adesso, anche se qui Dean, vediamo se riesce a scrollarsi di via, di dosso Barkley, ci può stare, può dire, assolutamente, e mentale soprattutto. Però, sì, più che fisico, Dean, mentale, fatelo... Sì, in effetti. Ti prova Barkley un calcione all'addome, però Dean ribalta il tutto e... Oh, che fa Dean? Pro... No! Certo! No! No, ma sono subito, è quasi una STF! Sì, una STF! Però il problema è che Barkley è così grosso, che puoi chiuderlo. Gli ha tirato una gomitata di quelle. Povero Dean. Cioè, se Dean aveva problemi respiratori al naso, adesso gli sono spariti. Oh, attenzione, mossa di squadra, vediamo un po' che si inventano. Mossa di squadra? Non ci credo. No! Mamma mia! Ma così è però, dai! Qua è stato un tra Michael. Combinazione brutta, Sears Michael. Sì, a questo punto peggio per Sears. No, secondo me. Però Michael può dare dei problemi a Sears, Sì, è più fresco, perché anche più fresco. Anche. Sì, e forse anche leggerissimamente più grosso di Sears, non di tantissimo. Non lo so, più Sears grosso, forse più basso, però più, sì, più muscoloso, forse. Dici? Più tozzo, diciamo. Tonico. In modo di dire. Tonico, tozzo. Tossico. Poi cos'è addirittura tossico? No, con violenza, vabbè, tonico, tozzo, va bene.
Fossico anche. Fossile. Mamma mia, ragazzi. Ehi, po. Rodapti. Rodapti. No, ma che sta qui anche lei, oh. Ma si sta ricogliendo. Vabbè, ragazzi. Michael Thompson va con l'Harry Schultz. No. Michael deve stare attento però con queste mosse di potenza. Boh. Sì. Deve stare poco vicino. Oh, Dingo no. Dico Bobber. Per Alisson dal tempo sicuramente Tonzo di uscire dallo schienamento. Uno, due, niente. Guarda, vedi. Cioè, Thompson è. Sì, Thompson. Michael è in difficoltà. Dean arriva, interviene e rompe le balle all'arbitro. Aia. Sì, però qua. Però qua. Cioè, lo sai che non serve l'alleanza alla fine tra Lester Bart e Sears. Non lo so. No, non, lo so, no, non serve nel senso che comunque le sabatti. Oh, mamma mia, spezza collo più di Thompson. Lo so, lui in effetti può avere anche un minimo di ragione, gliela do, dai. Però non se la tira dopo. No, assolutamente. Lo fa correre. No, niente. Barclay. DDT. No, Nord del Sud, bravissimo. Uno, due, no. Però Thompson sta ingranando, piano piano. Sì, riesce a tenere testa alla corazzata Barclay, a fatica, ma ci riesce. Oh, ovvio, Barclay quanta potenza ha, pochi rivali secondo me, è uno dei più potenti tra i primi 5 più potenti, dai. Sei, dai. Sì, anche io fra i primi 3 direi, secondo me. Oh, lo tiene, mamma mia. Ghigliottina qua di Barclay. Oh, sanguina. Sì, è forse pugno una gomitata col gomito, probabilmente gomitata al naso, proprio dritta al naso, quella è ovvio che sangue. No, infatti guarda Barclay, no, forse sulla testa. Al volo, ragazzi, al volo. Questo fa, ma è come una palata in fronte praticamente. Dico Bobber, no. Lo fa correre. Ha sbagliato, secondo me doveva tentare. Sì, adesso secondo me dovrebbe dare il tag adesso. Sì. Pugnazzo. Vediamo! Barclay, mamma mia! Lo abbraccio e lo spettaccio. Io non capisco perché Barclay non ha vinto il titolo, perché veramente a volte mi sbalordisce. Chi però sbaglia Barclay? Chi sbaglia? Sta lì, aspetta che. No! Barclay, no! Che erroraccio! Questo è un erroraccio, non lo so. Però... Non lo so. Vabbè. Purtroppo. Però io avrei tenuto Thompson nel ring, perché comunque no. Thompson era. Sì, incredibile Dean. Sì, però Dean non può fare tutto da solo, dai, è chiaro. Servirebbe Michael lì all'angolo, quello ti sto dicendo. Sì, okay. Lo so, però Michael è appena, sai, è appena passato in mezzo a Barclay. Oh no! Povero Dean. Cioè, veramente qui Barclay lo sta distruggendo, anche se Barclay adesso è a terra, però. Ma sì, basta un dito a Barclay. Attenzione, attento Sears, non fa casini. Guarda, appena Sears è intervenuto, Barclay si è ripreso. Come con calma. Sì, come per dire, è fermo. Non ho bisogno. Vado da solo. Brookick. Non ci credo. E questo è il Brookick del fratellone. Sì, quasi una ginocchiata questa. Forse più ginocchiata che Brookick, magari. Sì. Vediamo, da abbracciando il bravo, nel bravo. Dean, ma minchiona anche lei, mi scusi. Cappellata di Thompson qua, mamma mia. Dropkick. Di nuovo. Qui Sears gliela fa pagare. Quasi fosse un calf kick su te Dropkick. Sì, quasi un calf secondo me. Sì, sì. Andiamo. Spiano. Bravo Dean però, Attenzione. Dean secondo me adesso forse potrebbe fare il colpo gobbo. Arbitro! Che cazzo sarà, sta succedendo? Michael deve intervenire, dai, è chiaro, sennò Dean Thompson non ce la fa. Sì, infatti anche Dean è rimasto un attimo. Forse non si aspettava un aiuto del fratello. Se stanno lì vicino, secondo me il vantaggio ce l'hanno gli irlandesi, anche se qui Dean Thompson! Senza questo! Tutta una sceneggiata! Ma lo schieramento! 1, 2, no, ribattuto! 1, 2, no! Mamma mia, il delirio! Anche Barclay è entrato un attimo dato che ha visto che Thompson era lì nel ring. Sì, ma non ho mai amato i tag team come in questo periodo, ragazzi. Mamma mia. No, ma comunque gli Irish Warriors io direi che
Sì. È peccato che abbiano trovato la Darkness Family, perché secondo me potevano andare loro contro il Poison Clan. Ah, secondo me sì. Tipo, vabbè, certo, vedremo. Vediamo, perché comunque potrebbero andarci a... Oh, come sempre questi mezzo non ce l'hanno, quindi... Vabbè, non so se i Poison Clan saranno campioni. Uno, due, no. Beh, o chiunque sia comunque campione di coppia. Chiunque sia campione. Vediamo tag! E adesso sia se in balia della mareggiata totale. Michael potrebbe chiudere, Davide, Il colpo brutale. No, invece no. Cross kick. Bravo. Kick. Beh, più tacchi stavolta. Sì. Andiamo sia al suo tiro su. Penso qui che per Michael. Per Michael is over. Vediamo. Sears spezza schiena. Oh, ancora. Spezza schiena. Mamma mia, ragazzi. Sears bomba, tag Barkley e Barkley lo distrugge. Dai, non è difficile. Bravo. Sears bombo. Olè. Sears bombo. No. Che errore. No. E guarda Barkley. Mamma mia. Sembra dire, ma... Barkley. Barkley sta dicendo, dai ragazzo, su. Dai che abbiamo un match in pugno, almeno. Quello. Vediamo. Spinebuster. Vediamo. Però si è un po' lì, come dire, mo che faccio? Perché secondo me... Vabbè, d'altronde... D'altronde si sta prendendo un po' le luci della ribalta, in una fase che non era la sua, diciamo la verità. Forse Barty potrebbe anche non accettarlo, Tega Barty intanto, comunque. Meno male, dai. Meno male, dai. Bravo Sears, dai. Sì, meno quello. Vediamo Darkmother. La materia nera. Per gli amici dell'occulto. C'è la materia grigia e la materia nera anche. Quindi non c'è il problema. Uno! Vabbè. E il match, però. Adesso si è un po' arenato. Sì. Vabbè, i quattro sono poi anche stanchi, per dire anche quello. Ma qui Barker l'ha tirato dentro come un sacco di immondizie praticamente. Oh, German suplex. Mamma mia. Infatti Dean secondo me è un po' un attimo, come posso dirti, freme il tag, mi sa Dean. Dean vuole ma attenzione, no, che Michael il bro kick, non lo so se va a segno, colpo basso qui di Barkley. No, non è un segno. Uno, due. Mamma mia, ragazzi. E tra Sears mette Vabbè, ragazzi, ma non va, basta. Ma non vuole. Se gli Irish Warriors lo fanno, poi li ha attaccato al cioè voglio dire. I due sono storditi al centro del ring. Andiamo. Fire Jarrigan. Yes. Mamma mia, dai Thompson. Thompson è un po' stanco, ragazzi. Non ci sta capendo niente. Tu contro Barkley vorrei ben vedere. Irish Curse! Ce l'ha! Le triple Irish Curse! La tripla maledizione irlandese! E la terza! E tre! Deve tentare il bro kick, è solo l'unica mossa che può permettere loro di vincere. Lo so, però il ginocchio adesso di Michael non so quanto possa reggere una corsa. Ma deve farlo, lo so, ma fa la su Barkley. No! Front Power Slam! Penso di sì! No! Capotta! Sulla ferita! Sulla ferita, attenzione! No, ginocchiata questa, ti stavi sbagliando! Vabbè, quello che è, insomma, ragazzi, è difficile anche prevedere tutto qua. E poi penso più una mamma mia, che serie di scambi fra questi due. Si trovano bene, dai. Tutto questo utilista, penso che il match vada in game over. Sears però Sears sbaglia anche l'intervento, però anche lei incuglie. Mamma mia. Sears è entrato e le ha prese. Però così ha distratto un po' Dean, infatti qua c'è la proposta. Guarda Dean! Dean cretinata di Dean Thompson! Front Power Slam! No, dai! Uno, due, tre! Però qui Dean Thompson ha fatto la cappellata. Che Sears aveva sbagliato, però poi è stato pure fortunato Sears, perché Dean c'è cascato. Sì, in effetti. Difficile dirlo onestamente, sì, sarà una vittoria un po' fortunosa per quelli di Sears e Barkley. Fortunosa nel senso che alla fine Dean Thompson stava fermo, vedeva lo schieramento. Sì, in effetti, se controllava lo schieramento, se ne stava fermo probabilmente il risultato sarebbe stato molto diverso.
Guarda qua dentro la Dingo Bomber imperiale di le bombate. Guarda però, guarda si essere, dice bravo bravo. Bravo bravo bravo. Infatti basta e boh, non mi sembra tanto convinto, però vabbè. Dice vabbè, esultiamo. Dai, che deve fare? Oh, hanno vinto il match, vabbè. Vabbè dai, si è solo esorto a salire sul ring, dice, vabbè, dai. Sì, però non dalla tira. Sì, infatti. Mamma mia, Sears dunque è calmo ragazzi. Strano, una nuova squadra dici si è formata. Non lo so. Beh, se, se parti. Oh, però per Sears sarebbe un ottimo banco di prova. Cioè, anche la categoria tech team. Sì. Oh, oh, non dovremmo festeggiare. Che vuol dire? Papà, perché? Non mi fido di te. Dai, l'ho detto. No! Ma dai! No! Ma, no! Ma perché? No! No! E vuoi, no! Vuoi vedere che c'ho ragione? Vuoi vedere che c'ho ragione? Ma no! Perché? Sì, però aspetta, qua che c'ha ragione lo so, però io penso pure sia frustrato questo. Sì, sì, ma così non è che ti. Non è che infatti se la prende anche come. Non è che così. Sì, però aspetta, io non vorrei non che. Magari tu c'hai anche ragione, però questo potrebbe essere frutto di un'altra cosa, non per forza di quello. Sì, ho capito, ma facendo così Sears non è che ti. Come posso dirti? Uno ti può dare ragione, eh? Va bene, so, siamo però... una squadra. No, okay, no, è così tu, no, così no. E me ne così sarei no. Andato. Ecco, ecco, così, ecco, così proprio no. Così proprio no. Così. Così sbalduto. Dai. No, lascia andare. No, lascia andare il martello. Forse il ripensamento? Forse. No, sul cavolo! Mamma mia! Sì, però facendolo così poi non è che passi dalla parte della persona pulita, diciamo, eh. No. Mamma mia, ancora si è sbagliato. Mamma... No, ai. Questa è la... un'altra mossa, ragazzi, bastante questa. Sì, beh, più o meno, bella. Mamma poverino. Però... No, si è sbagliato. No, sul martello! Ma... No, sul martello! No, sul martello! Fermati! Mamma mia. Sulla parte di ferro l'ha preso, guarda, ha fatto tutto insanguinato l'Ester Baku. Mamma mia ragazzi, cioè Sears proprio si è stufato sul momento Sears, però nessuno si fida più di lui, in effetti veramente è una cosa strana ragazzi, con queste tristi immagini insomma vi salutiamo per questa seconda parte, noi torniamo tra poco ragazzi per l'ultima terza ultima parte di show. Oh, di restare con noi.